non un signore napoletano in affari, allora, ripeto, sui 50, ben portante, affabile, elegante, come signore napoletano in affari, il tassista clandestino sul tragitto San Francisco City aeroporto. Vedi? Non è niente di speciale. E adesso continuiamo. Allora, questo tassista clandestino, lui lavora la notte, per esempio, vicino ai night, ecco perché incontra Rudy, eccetera, la notte. E poi fa anche altri lavori, per esempio uno dei lavori più redditizi è quello. Ogni mattina partenza da Villa Grazia per una clinica mentale, per malattie mentali, nel Terno, amico. Ogni sabato mattina partenza da Villa Grazia per il podere dell'avvocato. C'è un infermiere di lato e dietro l'avvocato con la dottoressa. L'avvocato piange, non vuole, ma col suo faccione rosso sembra incredibile che pianga. Sembra un bambino grasso. La dottoressa gli tiene una mano, gli racconta un sogno che non si capisce chi l'ha sognato. Forse il sogno è dell'avvocato e lei gli spiega il significato. Ma allora perché, lei dice, ballavo con le sultane alzate e tu sorridevi dal palco? L'avvocato piange o fa finta di piangere. La dottoressa ha un muso pieno di lettigine gialle sotto i capelli bianchi. Riesce a chiacchierare con l'Armando, a dare ordini secchi all'infermiere, amante e tassista clandestino, a dare ordini secchi all'infermiere che sta zitto di là. Arrivano al podere, un contadino apre lo sportello, zuppa di latte per tutti. Armando le prime volte voleva tirarsi indietro, mica gli andava tanto. Ma è un agape, un convito, dichiarava la dottoressa, anche la contadina che porta il latte e i biscotti deve sedersi e mangiare con loro, di fuori per terra sull'aia. Poi l'avvocato e la dottoressa prendono due badili e scavano la buca. Armando si fuma la sigaretta dentro l'auto e pensa che il mondo è complicato. Di fuori i due scavano cantando, anzi la dottoressa canta a squarciagola una cosa come: andiamo in fondo, in capo al mondo, laggiù nel fondo della madre. L'infermiere in piedi, attento, riguardoso, e più lontano, appeggiato al muro, il vecchio della casa contadina che guarda tutti. Armando sentì ridere una volta nella casa, un riso soffocato da sberle forse, e nessuno rise più. Una cosa fissa e sicura tutte le settimane gliel'aveva procurato il dottorino di Villa Grazia. Sono simpatici quei medici, certo. Magari a stare sempre coi matti qualcuno diventa matto, o c'hanno simpatia per quel lavoro perché sono già un po' matti loro. Quando tornavano il sabato dopo, i contadini avevano ricoperto e spianato la buca perché quelli erano gli ordini e loro ricominciavano da capo. Il padre dell'avvocato è il padrone di mezza Brianza. Gina, la moglie di Armando, del tassista, Gina le prime volte mica ci voleva credere. Ma ci sono delle cose lì dentro più grosse ancora, come quella volta che venne un professore di Roma che si era fermato a Milano perché portava la famiglia a Cortina, che venne a trovare un suo vecchio paziente, guardò la tabella clinica, gli disse bravo, mettendo una mano sulla spalla, e grazie 300.000 alla moglie del matto che gli chiedeva se doveva qualcosa per il disturbo e per l'onore. Anche il dottore, che me l'ha detto, era scandalizzato. Farà così anche lui quando diventerà professore. Farà così anche lui se vuol diventare professore. Sarebbe come dire:
Sarebbe come dire che uno lavora per mangiare e poi smette di lavorare se non gli viene la voglia dei soldi, di averne un mucchio, così che non solo te ne freghi della gente, ma fai impressione alla gente. Diventi un potente e anche un fetente. A noi ci sembra un fetente finché stiamo dall'altra parte della gente. Armando, Armando, di questo cuore, tu non conosci cos'è un signore, tu non conosci che strada fare, se un signore vuoi diventare, con i quattrini che non hai tu, esci dai night, fa un fischio e monta su, è più probabile, per quanto labile, rimediar ghelli andando nei bordelli, da cliente che da autista compiacente. La strada per sicura, per non combinare niente, è far pena alla gente o litigare col cliente.